gennaio oggi 5 persone hanno perso la vita sul lavoro in provincia di Sondrio. Il presidente del comitato consultivo INAIL della sicurezza va insegnata sui banchi di scuola. La città di Sondrio ha intitolato il cortile della scuola Credaro a Loredana Vanoi, insegnante morta 10 anni fa, vittima di femminicidio dal fratello Sandro. L'invito a tutti a riflettere sul tema della violenza. Fine settimana dedicato alla natura per la città di Sondrio. In piazza Garibaldi apre la mostra mercato dedicata ai formaggi di montagna. Sabato il teatro sociale alza il sipario sul Sondrio Festival. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Unica Sondrio. Da gennaio oggi sono già 5 le morti bianche in questo territorio. Gli incidenti sul lavoro crescono anche rispetto al periodo pre-Covid, secondo Giorgio Nana, presidente del comitato consultivo provinciale INAIL di Sondrio. È ora di insegnare la sicurezza sui banchi di scuola. Una piaga senza fine, tornano a crescere gli incidenti sul lavoro e le morti bianche in provincia di Sondrio. Dopo il calo relativo alla riduzione dell'attività per il lockdown, i numeri sono in risalita. I dati dell'INAIL, aggiornati allo scorso 31 agosto, vedono 1480 episodi, due dei quali mortali, un aumento del 20% dei casi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I due incidenti mortali, spiega poi Giorgio Nana, presidente del comitato consultivo provinciale, sono diventati 5 e 3 denunce di infortuni mortali si sono sommate nelle ultime settimane. Casi che vanno affrontati e analizzati, anche se è evidente che i numeri sono comunque in crescita. E l'aumento, prosegue Nana, è rispetto al periodo pre-Covid. Il problema è che nella nostra provincia sono attive molte imprese nell'agricoltura e nell'edilizia, due dei settori fra i più colpiti di questo fenomeno. Coltivare in montagna, inoltre, è più rischioso che farlo in pianura. E l'edilizia, per sua natura, è un settore dove i lavoratori fanno i conti con un rischio infortuni particolarmente elevato. Se a questo sommiamo la ripresa per il 110%, il gioco è fatto. In questo quadro c'è una sola ricetta: oltre a intensificare i controlli, prosegue Nana, l'unica iniziativa a mio giudizio valida per contrastare questo fenomeno è parlarne a scuola, sin dalle prime classi. Bisogna educare i futuri lavoratori alla sicurezza, al rispetto delle regole, spiegando loro che qualsiasi distrazione o leggerezza può costare molto caro. Purtroppo, conclude il sindacalista della CGIL, oggi in pensione, anche noi nel comunicare i dati di questo fenomeno non dobbiamo dimenticare che dietro ogni incidente c'è una persona e una famiglia. Basterebbe rendersi conto di quanta sofferenza provocano gli incidenti sul lavoro per capire che inculcare il tema della sicurezza e della prevenzione fin dai banchi di scuola non è più rimandabile. Una festa per non dimenticare, quella di questa mattina nella scuola elementare Credaro. Alunni, genitori e insegnanti si sono stretti attorno al ricordo della maestra Loredana Vanoi, a cui è stato intitolato il cortile della scuola. La scuola Credaro ha scelto un momento di festa con i canti dei bambini dedicati all'autunno e alla gentilezza, tanti genitori e nonni impegnati nella castagnata per posare un segno che faccia memoria per sempre di Loredana Vanoi, figlia, sorella e madre, insegnante e donna vittima 10 anni fa di femminicidio. A lei è stato intitolato il cortile della scuola elementare. È un momento molto toccante, soprattutto perché tornano alla mente dei brutti ricordi, e volevo ringraziare il Comune di Sondrio per questa bella iniziativa, la scuola, perché sono sempre convinto che la scuola abbia un ruolo fondamentale, perché se non risolviamo da un punto di vista culturale questo problema non lo risolveremo mai. Quindi la scuola, partendo dalle primarie, andando avanti, se miglioriamo la cultura delle persone, sicuramente riusciamo a dare una mano. E quindi sono molto emozionato. E la targa, secondo me, è importante, perché quando la gente passa, la vede e riflette e dice: ma cos'è successo? Quindi è un punto di riferimento che può aiutare nel futuro a migliorare queste situazioni. Tanti fatti che sono successi si potevano evitare, quindi noi dobbiamo avere la capacità di evitare queste cose.
Quindi speriamo che tutti insieme, quindi tra il governo, le forze dell'ordine, la scuola che ha un ruolo fondamentale, piano piano questi problemi vengano meno. L'emozione positiva è il fatto del ricordo, il fatto di mantenere viva la memoria di un'insegnante che si è impegnata, quindi ricordarla nella sua scuola ed essere vicini nel ricordo anche alla famiglia. Penso che la riflessione sia proprio questo, il fatto che la comunità sappia stringersi vicino alle persone nel ricordo di una morte prematura avvenuta 10 anni fa, perché sono proprio 10 anni. Io ho conosciuto Loredana, siamo praticamente cresciute nel quartiere qua insieme, abbiamo frequentato la classe prima in questa scuola, il primo anno d'apertura della scuola, ci si è ritrovati qui come insegnanti e abbiamo lavorato e collaborato. Ho voluto che fosse una festa, non un ricordo triste, la festa dei bambini, quelli che hanno sempre fatto parte della nostra vita, della mia e di quella di Loredana. Apprendere nuove professioni per rientrare con successo nel mondo del lavoro è l'obiettivo dei corsi in attivazione al PFP Valtellina, rivolti a chi percepisce la NASPI o il reddito di cittadinanza. Acquisire nuove competenze per poter rientrare attivamente nel mondo del lavoro è il progetto Garanzia Occupabilità Lavoratori, rivolto a persone che ricevono NASPI o reddito di cittadinanza, attivato dal PFP Valtellina. In attesa dell'avvio di altri corsi è già partito con successo quello di operatore dell'abbigliamento. PFP si è ridotato di un servizio che negli anni è andato perso, quello dei servizi al lavoro, e come agenzia accreditata ha potuto attivare i percorsi finanziati di Regione Lombardia. Questo corso di sartoria nasce sul progetto GOL, che è la Garanzia Occupabilità Lavoratori, che è un progetto nazionale rideclinato in regione sulla base del sistema dotale, per cui persone che vengono prese in carico, che hanno obblighi di presa in carico perché sono percettori o di reddito di cittadinanza o di NASPI, che devono necessariamente riformarsi per poter poi rientrare nel mercato del lavoro. Il primo corso che nasce appunto a PFP è un corso di sartoria, prossimamente ci saranno altri corsi dedicati più alla cucina e diciamo alle professionalità turistiche. Il GOL appunto è un progetto nazionale rideclinato, come ho detto prima, in Regione Lombardia e dà l'opportunità alle persone di essere riqualificate o qualificate su percorsi formativi fatti in collaborazione anche con altri enti. Il flusso delle persone viene governato dai centri per l'impiego, con cui c'è un'alta collaborazione, ed è il centro per l'impiego in primis il soggetto che stabilisce a quali enti di formazione poi mandare le persone per il tipo di riqualificazione o qualificazione scelta. Questo è l'impianto generale. Chiaramente PFP ha una sensibilità e una professionalità molto sviluppata sulle tematiche del turismo, per cui fra cucina, camerieri, estetisti, parrucchieri e sarte si riesce a costruire una serie di percorsi altamente qualificati per via della qualità, diciamo, dei docenti, che sono ovviamente patrimonio del PFP. Ho scelto questo corso di sartoria perché sin da piccola mi è sempre piaciuto il mondo della moda e perché posso esprimere me stessa, la mia creatività e metterlo in pratica con i miei lavori. Per il mio futuro vorrei intraprendere una professione per la quale è necessaria passione, curiosità e spirito di iniziativa. Una volta terminato questo corso, le donne e le ragazze avranno possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro in Valtellina, nel mondo delle sartorie, nel mondo delle lavanderie, quelle sia industriali che private, e nell'industria tessile, con le competenze acquisite in questo corso, sartoriali e merceologiche. Valorizzazione dei prodotti locali e rispetto per la natura. Il fine settimana di Sondrio che propone la mostra mercato Formaggi in Piazza e l'inaugurazione di Sondrio Festival. Sondrio si prepara a vivere l'ultimo fine settimana di ottobre con un ricco cartellone di eventi e attività. Tra questi la mostra Mercato Formaggi in Piazza, che si inserisce come iniziativa collaterale all'interno del più ampio evento Sondrio Festival. Sarà Piazza Garibaldi, il cuore cittadino, ad accogliere questa speciale vetrina di formaggi a latte crudo di montagna. Un'occasione, oltre che per acquistare prodotti a chilometro zero, per incontrare i produttori e conoscere l'arte casearia.
Ma non solo, sabato 29 e domenica 30 ottobre saranno in vendita anche miele, confetture, frutta, verdura ed erbe di montagna. All'interno della manifestazione, inoltre, uno spazio dedicato al distretto biologico della Valtellina, in piena sintonia con il filo conduttore che unisce tutte le iniziative promosse insieme a Sondrio Festival, il rispetto della natura. Arricchiamo la città non solo di questa rassegna culturale, ma anche di una rassegna, diciamo, che promuove i nostri prodotti tipici. Ed è stato perché è bello questo lavoro collaborativo e soprattutto anche perché questo discorso di amore per la natura deve estendersi a 360 gradi anche sui nostri comportamenti, quindi anche l'attenzione al biologico. Insomma, sono tutti aspetti che fanno star bene e che fanno star bene non solo le persone ma anche l'ambiente, perché c'è un rispetto dell'ambiente anche nelle modalità di coltivazione, nella modalità di produzione, e quindi è un valore aggiunto importante anche questa manifestazione di formaggi in piazza che si abbina e viene promossa assieme a Sondrio Festival. Giunto ormai alla sua 16ª edizione ed è un evento molto apprezzato in città, a cui teniamo molto perché ci consente di mettere in vetrina le nostre eccellenze dei produttori locali. Dalle ore 9 alle ore 19 ci saranno circa una quarantina di espositori, di produttori quindi locali, che potranno vendere le loro produzioni a chilometro zero, e quindi produzioni che consentono anche di far parlare, di far conoscere il nostro territorio. Le sculture di Antonio Canova sono tra le più conosciute e apprezzate al mondo. Al grande artista, nel 200° anniversario della scomparsa, è stato dedicato l'atto iniziale dell'anno accademico di Unitre Sondrio. Un'interessante analisi della bellezza nelle opere di Antonio Canova a 200 anni dalla sua scomparsa. Così si è aperto l'anno accademico di Unitre Sondrio. La prima lezione affidata alla professoressa Anna Torterolo, affermata storica dell'arte e curatrice di mostre. Inauguriamo il 34° anno di attività dell'Unitre. Quindi è un'associazione che ha una lunga vita, tante esperienze, tanti ricordi di bellissime iniziative. La relatrice di oggi dai nostri iscritti è conosciuta e amata perché sa coinvolgere anche gli ascoltatori con racconti veramente affascinanti. Sono molto lieta. Ma non è un'affermazione banale o retorica di essere qui e di cominciare con un argomento che mi piace molto. Canova è stato un grandissimo scultore, bisogna premettere che la scultura è difficilissima da comunicare, molto più della pittura, perché evidentemente è tridimensionale, però farò del mio meglio. Credo che l'arte abbia la sua radice negli affetti, quindi vengo volentieri a Sondrio perché ci sono delle persone che mi sorridono e mi vogliono bene, e questo per me è determinante. Da Milano andrei a Hong Kong per parlare con persone che mi guardano con simpatia, con gentilezza, ed è il caso del pubblico di Sondrio, sì. Quindi c'è anche una certa partecipazione? Una buona partecipazione, un grande coinvolgimento, spesso anche delle domande, stupore, che è la cosa più bella. Insomma, è un rapporto a cui tengo molto, sì. Unitre Sondrio, aperta a tutte le fasce d'età e per tutti, organizza laboratori, gite fuori porta e iniziative culturali, insieme alle classiche lezioni tenute da relatori di livello e professionisti del settore, che spaziano dalla storia dell'arte, alla letteratura, alle scienze, fino al diritto e all'attualità. In questo trimestre abbiamo delle iniziative rimarchevoli, per esempio abbiamo una conferenza aperta al pubblico che è quella di Monsignor Saverio Xeres, che parlerà di cristianesimo al capolinea, punto di domanda. E poi un altro sulla Cina, che viene tenuto dal professor Bellocchio, professore di geopolitica della Statale di Milano. Quindi gli appuntamenti sono vari e quindi aspetto tanto pubblico.
Chiudiamo con una notizia, il festival musicale Un Ponte di Notte, organizzato dalla Biblioteca Comunale Libero della Briotta di Ponte in Valtellina, torna in scena per la 18ª edizione, un ciclo di 3 incontri che tra musica e filosofia accoglierà gli spettatori nel Teatro Comunale di Ponte. Primo appuntamento sabato 29 ottobre alle 21, dedicato al grande musicista Richard Wagner, con la conferenza La tetralogia wagneriana come profezia di un destino tedesco, a cura del professor Paolo Fenoglio. Seguiranno per i 2 sabati successivi, 5 e 12 novembre, 2 incontri con esibizioni musicali dal vivo. Era questa l'ultima notizia, vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo la possibilità di rivedere tutti i servizi andati in onda sui nostri social, oltre che sul canale YouTube della nostra emittente. Grazie ancora, vi auguro una piacevole serata e vi do appuntamento alle prossime edizioni di questo notiziario.